Ecco. Allora, iniziamo con questa immagine, non so se riconoscete questo signore, che non ha di per sé nulla a che fare con monaci, frati, religiosi in genere, ma che vedremo subito ha un'incidenza. E Napoleone Bonaparte, cosa ci azzecca Napoleone Bonaparte con i religiosi? Allora, nel 1802 i francesi arrivano a Mondovì, occupano l'Italia settentrionale ed esportano le loro leggi, le leggi derivanti in buona parte dalla rivoluzione francese. E una delle leggi che erano state emanate durante la rivoluzione francese era quella della soppressione degli ordini religiosi, cominciando da quelli a carattere contemplativo fino a quelli a carattere più attivo apostolico. Addirittura erano stati aboliti i voti religiosi perché considerati contro la dignità umana. E allora nel 1802 vengono anche in tutto il territorio monregalese, teniamo presente che in quel momento Mondovì aveva ancora l'estensione diocesana che comprendeva Cuneo, vengono soppressi tutti i religiosi, tutte le fondazioni dei religiosi, monaci, frati, padri. E nella sola Mondovì vengono soppresse ben 14 case di religiosi, dicasi 14, sommando quelli presenti numericamente circa 240 religiosi e religiose, perché si parla al maschile e femminile. Teniamo presente che Mondovì allora è praticamente tutta concentrata al di qua dell'Ellero, non c'è l'altipiano, non c'è il Ferrone, non c'è via Cuneo, eccetera eccetera, dunque lo spazio abitativo è ridotto. Fate la proporzione di cosa voleva dire presenza religiosa in rapporto all'estensione di Mondovì: ben 14 case con 240 membri. Vuol dire un rapporto intensissimo che segna profondamente la vita cittadina, non solo la vita religiosa, ma la vita sociale, la vita delle relazioni umane, la vita delle varie attività. Di queste 14 case, tre sono riferibili all'ambito monastico, poi 8 sono riferite all'ambito della vita apostolica. I primi sono i monaci, i secondi sono i frati, i terzi sono i chierici regolari, tra i primi nella città di Mondovì, per ragioni che poi dirò, fanno riferimento al mondo monastico case femminili. Ci sono le clarisse, ci sono le cistercensi di Santa Maria Maddalena, ci sono le cappuccine. Poi ci sono 8 case che fanno riferimento ai frati. Sono i minori osservanti, i carmelitani scalzi, ci sono
gli agostiniani eremitani, gli agostiniani scalzi, i camigliani, cioè i ministri degli infermi, ci sono i domenicani, i cappuccini. E poi tre fanno riferimento ai chierici regolari, e sono i preti della missione, sono i padri dell'oratorio filippini e sono, adesso mi sfuggono, i minori. Dunque, cosa vuol dire questo? Allora, vuol dire, queste sono le tre grandi categorie della vita religiosa dall'inizio della storia della Chiesa fino al 1500, inizi 1600. Possiamo parlare di ordini fino a quel momento lì. Poi ci sono solo più le congregazioni. Dico la cosa, non l'approfondisco, dico semplicemente che cambia soprattutto la questione giuridica della collocazione, cioè i grandi ordini partono dalla metà del 200, metà del secolo III, arrivano fino al secolo XVI-XVII, i grandi ordini. E appunto sono i monaci che compaiono grazie ad alcune figure, la più famosa è Sant'Antonio, Antonio del Porcellino, il 17 gennaio, ma Antonio è famoso perché ha avuto la fortuna di avere un biografo. Se uno vive, qualcuno poi scrive un libro su di lui, si mantiene la memoria, se no la memoria viene facilmente dispersa, un libro, documenti. E Antonio ha avuto la fortuna di avere un biografo eccezionale, il vescovo Atanasio di Alessandria d'Egitto, che per cinque volte è stato mandato in esilio a motivo delle divisioni fra quelli che professavano la fede ortodossa e quelli che professavano la fede eterodossa circa la Trinità. È venuto in Europa, ha scritto la biografia, la vita di Antonio, e questo testo si è diffuso rendendolo famoso. Ma appunto Antonio, ne esistono molti altri simili a lui, soprattutto nel deserto dell'Egitto, della Tebaide. Sono monaci eremiti che stanno da soli. I monaci eremiti poi compaiono anche altrove in forme anche più o meno originali, simpatiche. In Siria ci sono quelli che vivevano sulle colonne, gli stiliti, quelli che vivevano in antri di alberi, in grotte. Era un monachesimo molto rigido, anche molto penitenziale. E accanto a questi, dopo questi, compaiono i cenobiti, cioè quelli che vivono in comunità, e poi è il monachesimo che si impone. Abbiamo qui grandi nomi, San Basilio, San Pacomio il primo, poi San Basilio di Cesarea, altri. Costoro cominciano a scrivere, a organizzare un monachesimo comunitario, e scrivono delle regole perché sostengono, dicono che è troppo facile fare gli eremiti. Sì, ci sono delle fatiche fisiche, eccetera, alimentari, però non c'è la fatica più grande, quella di vivere con gli altri. Non si può bisticciare con nessuno, per cui diventa più difficile esercitare la carità, mentre vivendo insieme ci sono degli aiuti, ma bisogna anche andare d'accordo con i fratelli e le sorelle per il mondo femminile, dunque c'è un valore in più. E questa è la vita religiosa che rimane solitaria, sola, fino al 1200.
nella Chiesa occidentale, mentre nella Chiesa orientale, la Chiesa ortodossa, è ancora oggi l'unica forma di vita religiosa. Voi andate in Oriente, nei luoghi dell'ortodossia, trovate i monaci e le monache, non trovate i frati e le suore, non ci sono. Nella Chiesa occidentale, ormai separata dal 1050 dalla Chiesa orientale, compaiono nel 1200 i frati. Ecco, dico queste cose anche per inquadrare un po', per orientare, e anche per dire, dovremmo essere attenti nel linguaggio. Io adesso non faccio più i corsi di questo periodo, a scuola comincio dal 1300, a Fossano, ma quando facevo i corsi all'esame mi arrabbiavo un po', dopo averlo spiegato in tutti i modi, se mi parlavano di frati, mi dicevano frati parlando di monaci e viceversa, sono cose diverse. Allora, nel 1200 compaiono i frati, quelli che chiamiamo i frati, in realtà i religiosi di vita apostolica, detti sovente ordini mendicanti, ma è un'espressione fallace e riduttiva, perché al massimo i francescani hanno mendicato, i domenicani non lo hanno mai fatto, e sono religiosi consacrati di vita apostolica, cioè che si muovono, mentre i monaci sono fermi al loro monastero, loro si muovono. Pensiamo a Francesco, che si muove per tutta Italia e anche oltre, di vita apostolica, perché fanno come gli apostoli, che sono partiti da Gerusalemme e si sono diretti un po' da tutte le parti, nord, sud, est, ovest. Nel 1500 compaiono i chierici regolari, perché il monachesimo di per sé è laico, i monaci sono laici, poi diventano anche sacerdoti per varie ragioni, ma oggi per fortuna si è riscoperta questa dimensione laicale. Certo, ogni monastero, ogni abbazia ha qualche monaco ordinato, perché devono dir messa, se uno non sta bene deve essercene un altro, ecco. Ma la proporzione è molto bassa, 4-5 sacerdoti, non so, per 20-30 monaci, perché il monachesimo è fenomeno laicale, e anche i frati in parte sono nati così, i francescani sono nati così. Francesco era un laico, al massimo è stato ordinato diacono, non è mai stato ordinato sacerdote. Domenico era già prete quando ha fondato i Domenicani, non ha potuto tornare indietro. Comunque, lì siamo formalista. Mentre i chierici regolari si chiamano così perché sono preti chierici, clericus, e hanno l'obiettivo, in un'epoca in cui il clero diocesano secolare non era proprio esemplare, hanno l'obiettivo di riformare la vita dei preti, preti con una regola, preti che seguono appunto una precisa regola, ma non una regola così costrittiva come quella dei monaci o altro. E i monaci vivono nei monasteri o nelle abbazie, i frati vivono nei conventi, i chierici regolari, ne ho elencati alcuni, qui i gesuiti, Camillani, padre dell'oratorio, ma ci sono i somaschi, tanti altri, vivono in case religiose. Noi attualmente in Mondovì abbiamo una forma di i padri dell'oratorio, meglio conosciuti come filippini perché sono di Filippo Neri, ma padre dell'oratorio, e lì non è un convento, nessuno dice che vivono in convento, tantomeno in monastero, vivono in una casa religiosa. Adesso vediamo poi ancora qualche conseguenza di questo. Ecco,
la differenza, alcune differenze fondamentali, quelle che servono a noi oggi, perché poi ce ne sono anche altre, anche per capire dove li troveremo. I monaci vivono fuori dalle città, fin dalle origini, appunto. Antonio è andato nel deserto, ma anche gli altri. Benedetto ha fondato Monte Cassino, dopo aver vissuto un'esperienza più eremitica a Subiaco, Benedetto ha fondato Monte Cassino al di fuori della città. E anche oggi le fondazioni monastiche che abbiamo qui sono fuori dalla città. Noi abbiamo i monaci di Monastero Vasco, c'è la bellissima fondazione di Padre Cesare Falletti a Pradmil, nella Valle dell'Infernotto. Uno non va volentieri all'inferno, ma anche all'Infernotto, no? Per cui i monaci hanno sempre scelto luoghi abbastanza problematici, luoghi separati, nascosti, in cui bisognava lavorare sodo, lavorare duro, ma sempre fuori dalle città, ecco, nei monasteri. I frati vivono nelle città, i conventi, ci può essere qualche eccezione, fino a qualche anno fa, alla Mellea di Farigliano c'erano i francescani, Padre Sereno, qualcuno forse l'ha conosciuto, ma era un'eccezione lì, erano andati per il servizio al santuario, ma nascono per le città. I chierici regolari vivono nelle case religiose, e la differenza fra monasteri, conventi e case è che nei monasteri ci devono stare proprio, è la loro casa, nei conventi stanno e ancora di più nelle case, nelle case. Che rapporti hanno con il mondo? Anche questo è importantissimo, perché il monastero o l'abbazia sono luoghi che attirano a sé il mondo va verso i monasteri, anche perché i monaci non vanno verso il mondo, poi possono anche muoversi per qualche esigenza, ma vivono lì, vivono nel monastero, nell'abbazia, non vanno in giro, adesso vanno anche un po' di più, ripeto, ma in origine, in origine. E allora era il mondo, era la gente che andava lì, ma il fenomeno si ripete anche oggi, soprattutto nella non lontanissima Francia. Se voi andate nei monasteri francesi, andate ad esempio a Tamiers, che è quello più vicino, più raggiungibile, 3 ore di macchina, vedete che c'è un sacco di gente, di laici, uomini, donne, che vanno lì per passare qualche giorno, è anche un bel posto, abitano nella foresteria, e magari intrattengono anche dialoghi, colloqui spirituali con i monaci, perché i monasteri da questo punto di vista sono sempre stati una risorsa, perché generalmente hanno coltivato un buon livello di vita e la gente andava ad abbeverarsi a questo buon livello di vita. Per cui c'è un movimento centripeto dall'esterno verso, anche adesso se uno vuole andare a trovare dei monaci anche più vicino, va ai boschi o va a Pradmil, ma va lui, è difficile che troviate i monaci dei boschi in giro per Mondovì, qualche volta sì, perché devono ben venire a fare le spese, se devono fare una visita all'ospedale, non è che l'ospedale si sposta là, però ben diverso è il rapporto con il mondo dei frati.
i quali vanno nel mondo, partono dal convento, escono, si muovono soprattutto per predicare, per animare, eccetera. È per questo che abitano nella città. Certo, quella gente va anche nel convento, nella chiesa del convento, per carità. Ma i frati si possono spostare, escono, vanno da una città all'altra, da una regione all'altra, perché nel 1200 che cosa succede? Succede che ci sono due fenomeni che caratterizzano la vita della Chiesa. Da un lato c'è carenza di una valida classe sacerdotale secolare diocesana. Preti, parroci, eccetera, sono di basso livello, perché mancano le strutture formative anche, sono di basso livello e non sempre riescono a soddisfare le esigenze spirituali o anche umane, culturali dei cittadini, magari non proprio le classi più basse, ma almeno le classi medie, medio-alte. Primo fenomeno. Secondo, la fine del 1100 e l'inizio del 1200 sono decenni in cui pullulano le eresie, le deviazioni dottrinali. Valdo di Lione, che dà origine ai Valdesi e che è due passi da qui, Lione, adesso poi con la TAV ci arriviamo poi in 10 minuti, Valdo di Lione e con i Valdesi è quel momento, diciamo, usiamo quella parola lì, adesso non lo si chiamerebbe più così, ma un eretico, ma sono tantissimi, tra gli altri i catari, ogni tanto magari se ne sente parlare, che sono stati sconfitti militarmente, ma Domenico di Guzman, San Domenico, che voleva andare a era un canonico, lui, di Osma, voleva andare a evangelizzare una popolazione del nord della Germania, quando valica i Pirenei, scende verso Carcassonne-Toulouse, scopre che quelle regioni sono in mano ai catari, che non sono nemmeno più cristiani, usano alcuni aspetti del cristianesimo ma li snaturano. E allora capisce che è più importante lavorare lì per evitare che il catarismo prenda piede ovunque, distrugga tutto il cristianesimo, che andare su nel nord della Germania. E lì fonda l'ordine dei predicatori. Noi li chiamiamo domenicani, come chiamiamo francescani, francescani, ma l'ordine dei minori. E dunque i francescani nascono per più ragioni, minori perché Francesco vuole collocarsi come l'ultimo della società, il saio che indossa è il saio dei braccianti di Assisi, proprio gli ultimi. Poi però una delle prime cose che fa è mandare in giro i suoi frati a predicare due a due, se vi ricordate, perché Francesco amava prendere alla lettera il Vangelo e Gesù ha mandato i suoi apostoli due a due. Allora, ma i domenicani proprio già nel nome, nella dicitura ufficiale, sono frati, frati vuol dire fratelli, predicatori. Nascono per predicare. Allora il convento è un luogo in cui risiedono, in cui fanno alcune cose insieme, in cui, da cui però partono facilmente, soprattutto per il ministero della predicazione. Poi predicazione vorrà anche dire impegnarsi a livello culturale, fondare università, studi, collegi, ma questo verrà un attimino dopo. E allora ecco, e questo, e si mettono nelle città, perché più facile predicare nelle città, incontrare la gente nelle città, operare nelle città, appunto nelle città il convento non è isolato in mezzo alle altre case, e questo fa
la differenza sostanziale. Adesso vedremo la cosa attualizzata anche per noi, bisogna tenere presente anche che c'è un'evoluzione sociale nel 1200, già nel 1100 comunque passate le epoche più buie, più drammatiche del Medioevo, la civiltà europea si riprende, nel 1200 sono ormai ben visibili le grandi città, Firenze, Milano, Bologna, eccetera, la stessa Perugia, e allora le città diventano sempre più importanti ed esigono una presenza stabile dei religiosi. Questo fa sì che anche che le città si abbelliscano di chiese non solo parrocchiali ma conventuali, a volte anche più belle, affrescate, architettonicamente impreziosite. Perché noi quando parliamo di San Francesco, i francescani, tutto bello, tutto trullare, tutto semplice, in realtà la storia dei rapporti, non di Francesco ma poi dell'ordine strutturato e degli altri frati con le diocesi e le parrocchie è stato sovente un rapporto conflittuale. Monaci, ripeto, erano fuori, loro erano nelle città e erano i riformati, gente nuova, gente preparata, attiravano la gente nelle loro chiese, la gente non andava più nelle chiese parrocchiali, e oltre che andare ad ascoltare la predicazione o partecipare alle celebrazioni ben curate, anche perché c'erano magari nelle parrocchie, i preti erano un po' isolati, lì c'era la comunità che garantiva l'animazione, oltre a far tutto questo cosa facevano? Portavano i soldi nelle chiese conventuali, e allora quando è questione di soldi subito ci si sveglia, ma questo ha permesso loro di erigere tante opere che noi vediamo in giro. Ecco, Mondovì, allora veniamo, ecco, a Mondovì c'è una, e cominciamo dai frati, visto che sono partito un po' da Napoleone e dalle soppressioni in Mondovì. Mondovì sono fortemente presenti i frati. Ci sono, detto, tre fondazioni monastiche, ma se avete notato sono tutte e tre femminili. Perché? Perché qui siamo molto dopo il 1500, siamo nel 1802, il Concilio di Trento, nelle sue indicazioni, aveva chiesto, anzi aveva imposto, che i monasteri femminili andassero via dalla campagna e venissero inglobati nella città, anche per motivi di, o soprattutto per motivi di sicurezza, perché era più facile da parte dei briganti, ladri, eccetera, o degli armigeri, per le varie guerre, eccetera, assaltare un monastero fuori città, perché era meno difeso. Era ancora più facile assaltarlo se era un monastero femminile, perché tutto sommato faceva più fatica le monache a difendersi, saltare per prendere beni, per prendere cibari, eccetera, ma nel caso di monastero femminile anche per prendere qualcos'altro, le donne attirano anche se... E allora, difatti, in Mondovì queste tre fondazioni hanno una spiegazione. Le cistercensi di Santa Maria Maddalena, dette anche di Cellanova,
nel 1592 si trasferiscono al borgato. Cellanova era dalle parti di Fossano Sant'Albano, eh? E vengono, poi salgono a piazza, e lì rimangono fino alla soppressione. Le cistercensi di Santa Maria della Carità erano le monache di Pogliola, poi ci torniamo su questo, una fondazione molto antica, 1180, monastero di Pogliola, e sempre nel 1592 lasciano Pogliola e si trasferiscono a Carassone nel palazzo d'Addei, che adattarono a chiesa e convento. Oggi lì ci sono le suore domenicane. Quando sono state soppresse avevano 30 monache. La terza fondazione è quella delle Cappuccine, che vengono portate a Mondovì da Cristina di Savoia nel 1659 al Borgato, presero posto nel convento delle Agostiniane, poi vanno a piazza, Palazzo Fauzone, eccetera, e poi ecco dove adesso ci sono le Carmelitane. Perché allora sono monache, cioè, allora scusate, cappuccine, ecco, le Cappuccine, che di per sé non sono fondazione antica come fondazione, perché nascono dopo San Francesco, però da subito abitano le città, perché San Francesco già intuisce, anche le Clarisse, che hanno bisogno di maggior protezione. E siccome fino al 1600 vita religiosa femminile uguale clausura, noi pensiamo che le suore, quelle che conosciamo come suore, le francescane, le domenicane, quelle di Betania, poi ognuno conosce le sue suore, siano sempre esistite. No, no, dal 1600 le prime sono state un po' le Orsoline a Bergamo, ma soprattutto le Figlie della Carità di San Vincenzo de Paoli. Prima esistevano le monache, suore monache sono una cosa diversissima, perché c'era una legge ecclesiastica che identificava vita religiosa femminile con clausura. Non era bene vedere le suore andare in giro, le donne o a casa o in convento, un monastero meglio. Poi sono cominciate, però allora erano nella città. Però ecco, sono presenti soprattutto i frati. Questa è un'immagine del convento di Nostra Donna, dove ora ha sede il liceo classico. Lì c'erano i francescani, Poi tutti ecco gli altri ordini che ho ricordato prima. Erano i francescani, erano presenti anche a Benevagenna, perché a Benevagenna hanno sostenuto, animato, diffuso il culto della beata Paola Gambara Costa. E se voi andate a Benevagenna adesso, a parte che a gennaio c'è sempre la festa di Paola Gambara Costa, una vita interessantissima per molti aspetti, e c'è, vedete che hanno costruito attorno a questa figura una bella significativa chiesa. E questa figura ha
garantito la presenza per molti decenni, secoli dei francescani, ordini di vita apostolica, vita apostolica. Anche a Morozzo, dove esiste ancora questa chiesetta di Santo Stefano, chiesa di Santo Stefano, era presente una comunità di ordini mendicanti, gli agostiniani eremitani. È citata questa comunità, ad esempio, nella visita del post-tridentina dello Scarampi, che è l'inviato da Roma, che per Mondovì ce n'era uno per diocesi, o uno che faceva più diocesi, per mettere un po' d'ordine nel caos della Chiesa del Cinquecento, per rilanciare la vita della Chiesa a partire dalle indicazioni del Concilio. E ci sono le relazioni di queste visite, apostoliche interessantissime, descrivono tutto e si parla ancora di questa comunità. Ecco, tornando un attimo indietro, la chiesa di Benevagenna della Beata Paola, 10 cappelle ornate in gran parte da altari scolpiti in legno, coro del Cinquecento, la pala della Beata Paola, un trittico del primo Cinquecento della Vergine col bambino, eccetera. Dunque, l'arte prodotta dagli ordini mendicanti e anche presenza sovente di figure religiose poi beatificate, canonizzate, Beato Angelo Carletti, che ha lavorato lì e che è stato beatificato. Altra, ecco qui è sempre la chiesa di Santo Stefano a Morozzo, se non siete mai andati a vederla andate, perché hanno recuperato recentemente quel che si poteva recuperare a livello di affreschi, e quello è davvero splendido, soprattutto una Madonna con un velo finissimo, mi piace tantissimo perché è di una finezza assoluta, assoluta. Ritorno, ecco, poi ci sono altre fondazioni, Benevagenna abbiamo detto, Benevagenna francescani, osservanti, cappuccini, Aceva, hanno vissuto per un certo periodo di tempo i conventuali, perché i francescani, lo vedremo dopo per i monaci, ma anche i francescani vanno pensati come un albero che ha un tronco. Il tronco qui è chiaramente San Francesco, perché tutto parte di lì, ma poi ha una serie infinita di rami. I rami più importanti sono, quelli più grandi, sono i francescani minori, quelli che di per sé, minori osservanti, quelli che di per sé vorrebbero essere più fedeli alla regola di Francesco e alla vita di Francesco. Mantengono il nome originario, minori, osservanti, perché vogliono osservare la regola. Poi c'è un altro ramo che sono i conventuali, la divisione ufficiale in due famiglie proprio autonome, indipendenti, ognuna con il proprio governo, e del 1517, ma la divisione nei fatti era già prima. Passano pochi anni, negli anni 20, non in un giorno solo, ma attraverso varie vicende, nascono anche i cappuccini. I cappuccini che poi diventano quelli più vicini alla gente, cappuccini scalzi col cappuccio classico, la barba lunga, il recupero della mendicità. Basta pensare a Fra Cristoforo dei Promessi Sposi per avere subito riferimento. Bene, allora Ceva i conventuali, i cappuccini, Farigliano sempre francescani ma minori osservanti, Agaresio i cappuccini,
e poi i domenicani, vedete la presenza diffusa di questi ordini di vita apostolica. Vengo adesso ai monaci, cercando anche qui di dire un po' innanzitutto quali sono alcune delle caratteristiche dei monaci, ponendole poi in confronto anche con i frati predicatori. Scusate, prendo un po' d'acqua. Allora, la scelta fondamentale che fa il monaco. Dico queste cose anche perché poi se uno di voi che deve magari dire due cose su dove c'è qualche traccia ancora, qualche reperto, qualcosa di conventi oppure monasteri, così ha qualche idea più precisa al riguardo, perché sono anche cose importanti che generalmente non si sanno. Oggi più o meno si sa che chi si fa religioso, monaco o frate, pronuncia tre voti: povertà, castità, obbedienza. In origine non erano questi i tre voti e non erano nemmeno i principali, perché il principale voto era quello della stabilitas loci, la scelta fondamentale di chi si faceva monaco. Stabilitas loci, che cosa vuol dire? Allora, noi abbiamo anche qui in mente gli ordini, se poi c'è qualcosa che non capite, alzate anche la mano, chiedetene, perché io... Cioè, noi abbiamo in mente gli ordini, l'ordine domenicano, l'ordine francescano, per cui se uno entra lì, oppure l'ordine benedettino, se uno entra lì, ordine è una cosa grande che mette insieme tutte le case, tutte le persone, eccetera. All'inizio non fu così. Non è nato nessun ordine benedettino all'inizio. Come non è. Intanto Benedetto poi si è imposto per ragioni interne nell'Occidente, perché poi i due mondi sono separati. In Oriente ha avuto il monachesimo pacomiano, basiliano, via. Ma stiamo all'Occidente. Alla fine ha trionfato l'ordine benedettino, ma prima e durante la vita di San Benedetto c'erano tante altre fondazioni. Martino di Tours, quello del mantello, noi lo ricordiamo per quello lì, ma ha fondato un monastero a Ligugès, vicino a Tours, poi l'hanno fatto vescovo di Tours. San Cesario di Arles, Provenza, bellissima cittadina, bellissima cattedrale, anche lui poi è fatto vescovo, ma ha fondato un suo monachesimo, una sua regola, Cassiano, e poi potremmo citare tante tante altre figure, i monaci irlandesi. Quello benedettino, che è nato tra la fine del 400 e l'inizio del 500, si è imposto uno per l'equilibrio della sua regola, e due perché è stato poi sostenuto sia dal punto di vista della Chiesa, ma anche dal potere politico. Chi ha imposto politicamente l'ordine monachesimo benedettino è stato Carlo Magno. Ma non era un ordine, una grande famiglia di tutti i monasteri, di tutti i monaci ispirati a San Benedetto, uniti, governati da... No. Ogni monastero, ogni abbazia era, lo è ancora in parte, ma allora era in modo assoluto indipendente, era legge a se stessa, governo a se stesso, guidava la comunità l'abate, che non doveva rispondere a nessuno se non appunto alla propria comunità, non aveva un superiore, era lui. I superiori finivano con lui, perché poi c'era il priore, c'era il vice,
ogni monastero era un mondo a sé. E allora il monaco, chi si faceva monaco, sceglieva non l'ordine che non esisteva, ma sceglieva e sceglie di per sé quel monastero lì, quell'abbazia lì. Entra lì, e a meno che poi abbia delle crisi spirituali, esistenziali, che come si dice, butti la tonaca alle ortiche, rimane lì fino alla morte e viene sepolto lì. Quella diventa la sua nuova dimora, la sua nuova casa, la sua nuova patria. È come un immigrato che parte, che so, dal Senegal, viene in Italia, diventa cittadino italiano, quella diventa la sua nuova patria e sta qui. Per cui la prima scelta è quella lì. Io vado lì, quella è la mia casa, quello è il mio spazio, quelli sono i miei familiari. Chi ascolta la mia parola e mette in pratica è per me fratello, sorella, madre. Qui è la stessa cosa. Questa è la prima e non a caso il superiore si chiama abate, perché da Abbas, Abba, padre. Benedetto vuole che il superiore sia un padre per i suoi monaci e concepisce il monastero come una grande famiglia, usa proprio questi termini. È chiara la cosa, perché vedremo per i tratti proprio completamente diverso, completamente diverso. Ecco, la scelta fondamentale del frate sceglie l'ordine, sceglie questa grande cosa che mette insieme tutti i conventi e tutti i frati, per cui il convento diventa una dimora relativa, mutevole. Un frate sceglie l'ordine domenicano, e allora l'ordine domenicano può aver bisogno di lui un giorno a Milano e un altro giorno a Messina o Reggio Calabria o Trani di Puglia e un altro giorno ancora a Macerata, a Roma, Perugia. Basta che il superiore poi ci sono le province eccetera, comunque parli con il frate, che se non è proprio contrario, che non è, lo dice, prendi, fai i tuoi pochi bagagli e vai, può cambiare convento. Poi ripeto, nel monachesimo le cose sono anche un po' allentate per necessità pratiche, ma di per sé, forse qualcuno di voi, almeno quelli di Mondovì, hanno conoscono fratel Marco Bassignana. Fratello Marco Bassignano è andato a Tamier, vive a Tamier, lavora a Tamier, un po' lavora in cucina, un po' fa i formaggi, se non capita morirà a Tamier, auguriamo di vivere ancora decenni, ma non è a Tamier, verrà sepolto nel cimitero di Tamier. Un frate, chissà dove morirà, chissà dove verrà sepolto, dimora relativa e mutevole, e se qui, infatti anche i nomi cambiano, i superiori dei conventi si chiamano custodi, non hanno di per sé una funzione proprio paterna, poi, ma custodi, vedono custodire il convento, vedere che le cose vanno bene. Ecco, nei monaci dopo sì, la stabilizzazione loci, poi, ma di castità non viene praticata, ma non se ne parla nemmeno. L'altro grande principio è l'obbedienza all'abate. Allora, stabilizzazione loci e obbedienza all'abate. Beh, perché poi nella storia della vita religiosa, siccome di fatto la castità, il celibato, è,
sta diventato uno degli aspetti fondamentali, ma da subito, e allora è stato formalizzato, e sono diventati i tre voti, povertà, per cui adesso anche per i monaci ci sono questi tre voti, ma sono venuti formandosi piano piano, all'inizio la stabilità e l'obbedienza alla base, la povertà nei monaci esiste, ma è povertà personale, perché le abbazie, i monasteri potevano possedere, hanno cominciato a possedere e poi hanno posseduto anche troppo, per donazioni, cose varie, ma tutto apparteneva al monastero, all'abbazia, non al singolo monaco. Il singolo monaco generalmente c'è povero, diversamente è per i frati che possono anche possedere qualcosa. Ecco, i superiori, l'abate, quello che voi vedete sulla sinistra, è un abate monastico, e l'altro è un priore di un monastero, di un convento francescano. L'ordine ha anche il ministro generale, perché appunto ha un'organizzazione verticistica, c'è uno che comanda tutti. Nei monaci non c'è uno che comanda tutti. L'attività dei monaci, il tempo dei monaci è scandito con molta regolarità. La veglia, con la lezione divina al mattino presto, di solito ci si alza alle 4, alle 5, ma alle 9 di sera è tutto finito, si può andare a dormire, cioè non è che dormono poco, è che quando uno magari va in un monastero e non è abituato, nessuno lo obbliga a alzarsi alle 3 alle 4, può dormire anche di più, però ha un altro ritmo corporeo. Poi le lodi e la messa generalmente, 7:30 più o meno, 8, lezione divina, l'ora di terza, lavoro, sesta, pranzo, un po' di riposo, nona, lavoro, la lezione divina anche alla sera, i vespri, la cena, la compieta. Giornate molto regolari. Ora et labora. È il principio che ha trasmesso il monachesimo benedettino. Dove i religiosi, noi abbiamo in mente i religiosi, i frati, e i frati lo sono, soprattutto come gente che prega, che predica, che si vede. Nel monachesimo essenziale è stato il lavoro accanto alla preghiera. E allora, dopo torniamo, l'opera principale è l'Opus Dei, c'è la liturgia, come vedete è proprio scandito dalla preghiera, si prega quando ci si alza, si prega dopo la colazione, si prega alle 9, alle 12, alle 15, si prega alle 18 coi vespri, si prega a compieta prima di andare a nanna, 8:30, 9, l'Opus Dei, la grande liturgia, e accanto a questo il lavoro manuale. Se voi andate ai boschi li vedete lavorare nei campi, se voi andate a Tamie vedete che girano col trattore, anche e qui una è un'immagine, i cistercensi che lavorano nei campi di grano con tanto di falcetto, e un monaco che fa la birra, poi attività di stampa, produzione di icone, di oggetti religiosi, le monache sovente anche le vesti liturgiche, perché il monachesimo, anche questo è importante poi magari dire, è una forma particolare della vita normale del credente. Eccetto il matrimonio e la famiglia, le cose sono le stesse.
noi cosa, a parte chi poi si gode un po' la pensione, fa il nonno e lavora da nonno, ma quando uno ha 30, 40, 50 anni, adesso un po' di più, 60, cosa fa? Oltre alla famiglia, fondamentalmente lavora. I monaci lavorano parecchie ore, e anche lavori faticosi, mica lavoretti così. Ho messo un'immagine di un monaco birraio, perché una delle grandi attività del monachesimo del centro Europa è produzione di birra. Tra le birre migliori ci sono le birre dei monasteri, Cimai, Leffe, Vestmalle. Alcuni anni fa la birra di un monastero sperso nella pianura delle Fiandre in Belgio, monastero di Westvleteren St. Sixtus, ha vinto il campionato mondiale delle birre. Mi sono andato a comprarla e in quell'occasione mi ricordo la perché non la trovi, se non vai là non la trovi. E c'era stata sulla stampa un'intervista al monaco, così sì, un attimo anche di relax, al monaco birraio, e ha chiesto: ma perché non mettete la birra sui mercati, nei negozi, eccetera? E lui ha risposto: perché la vendiamo tutta qui, non ce ne resta più niente. Noi facciamo la birra per vivere, non viviamo per fare la birra. Noi facciamo quello che è, infatti lì pieno così a comprare, per dire, questo è uno dei lavori, Ecco, questo l'ho già anticipato a quello che ho detto prima sulla storia del monachesimo. Quello, ecco, anche i monaci sono paragonabili a un grande albero con un tronco e tanti rami. Io ho cerchiato in blu quelli più importanti. San Benedetto è il tronco, coi domenicani e Domenico, coi francescani e Francesco, qui Benedetto è il tronco. Ma poi la riforma cluniacense di Cluny nel secolo X, 909, vicino a Mâcon, vicino a Paray-le-Monial, c'è Cluny. Poi i cistercensi, fine secolo XI, verso il 1100, e sono i monaci, questi cistercensi, che arrivano poi da noi. Staffarda, monastero, abbazia cistercense. Dove siamo? Qui. Monastero cistercense. Sono quelli che fanno riferimento a San Bernardo, anche se non è lui. Ci sono tutte riforme dentro l'ordine. Poi i trappisti, chiamano trappisti, i cistercensi si chiamano cluniacensi perché sono nati a Cluny, se no non so, cambiavano nome. I cistercensi perché sono nati a Citeaux. Loro sono nati a Molesme, ma poi il vero sviluppo è stato a Citeaux, allora cistercensi da Citeaux, cistercium in latino. I trappisti perché sono nati alla Trappe, se no si chiamavano, non so se nascevano a Limoges, si chiamavano i limosini, sì. Trappisti, non è che c'era la Trappe, allora trappisti. Noi, è una riforma un po' rigorista, noi siamo i trappisti, ma chissà che vita fanno, no, fanno la vita normale monastica, riformata, ma sono le grandi fondazioni. E allora adesso, dopo questa panoramica anche più generale, ma per aiutare a capire, veniamo al monachesimo qui da noi. Direi presenza varia, presenza articolata, presenza plurale nelle forme. Cominciamo proprio da Monastero Vasco, ma non perché ci sono oggi i monaci
di monaci attuali, ai monaci attuali. Ma Monastero Vasco, lo dice il nome, sovente i nomi sono indicativi, Monastero Vasco. Allora, io cito alcune presenze, io credo che ci siano state anche tante presenze che poi non hanno lasciato traccia, sono scomparse o per esaurimento della propria esperienza, perché qualche monastero è finito anche perché sono finiti i monaci. Le crisi delle vocazioni non è solo di oggi, ha avuto anche altri momenti, per cui finivano i monaci, rimanevano due o tre, andavano in un altro monastero, in un'altra abbazia, e lì veniva abbandonato, eccetera. Sono finiti per le invasioni di istruzioni, sono finiti per malattie. Quanti conventi, soprattutto perché erano nelle città, hanno chiuso dopo la peste nera del 1300? Tantissimi, ma allora, alcune presenze noi. Monastero Vasco, 998 circa. Vedete, siamo molto, qui siamo nell'alto medioevo, 998, prima dell'anno 1000, arrivano i benedettini guidati da un certo Gerzone, che viene da Bienne. Bienne è un monastero della adesso una cittadina della Lomellina, Lombardia, e questa fondazione dipenderà sempre dalla BM in Lomellina, per cui è naturale i rapporti fra un luogo piemontese, cuneese, monregalese e un luogo lombardo, perché dipendere vuol dire che non possono decidere, perché anche lì ci vogliono dei numeri minimi per creare una comunità autonoma. Questi si vede che non hanno mai raggiunto grossi numeri, e allora le decisioni più importanti erano di là, i contatti erano con quella fondazione, questo vuol dire, edificano una piccola cella, e solo nel 1180, 80 anni dopo, diventano priorato, cioè una fondazione un po' più stabile, un po' più grande, ma non ancora dipendente, perché il prior non c'è l'abate. Un monastero è indipendente, a sé stante, eccetera, quando compare la figura dell'abate. Se i numeri non bastano, c'è il priore, che sarebbe il vice dell'abate. L'abate è là, a BM, qui c'è il priore. Questa presenza viene distrutta nei primi anni del 1400, e non torneranno più lì, c'è qualche resto, ma non torneranno più i monaci a Monastero Vasco. Beinette, 1041, cella di Santo Stefano, dipendente dal monastero di Sant'Anastasio di Asti, un priorato che dura a lungo e che oggi è richiamato dalla cascina Santo Stefano. Io non so dove sia a Beinette, ma deve esserci questo. Per andare a Margherita, ecco. Ecco, vedi, dopo siamo in aperta campagna dopo la pieve, lì, ecco, c'era questa fondazione monastica, è rimasto il nome, i monaci non ci sono più, però è rimasto, quello che ho potuto leggere, sono visibili ancora degli elementi architettonici di stile romanico, che 1041 siamo pieno romanico, e modeste tracce di affreschi. Ormea, d'altra parte della diocesi, la prima chiesa dedicata a San Martino
eretta da monaci benedettini, non l'attuale, ma monaci benedettini. Testimonianza preziosa del lavoro culturale è il fatto che Battista Barattero, monaco, compilò in latino i primi statuti di Ormea. Siamo nel XIII secolo, nel 1200. Vedete un altro aspetto, contributo culturale, che sapeva allora il latino, che aveva studiato i classici a Ormea, i monaci. E allora hanno affidato a loro il compito di redigere gli statuti di Ormea. Di Ormea. Mondovì. Esisteva, poi adesso nel più o meno dove c'è Sant'Agostino, più o meno credo, una parrocchia dedicata a Sant'Arnulfo, officiata da monaci benedettini. Possedeva cospicui beni, edifici, forni. Apparteneva al monastero di San Frontiniano d'Alba, un altro legame, Alba Mondovì, Mondovì che era sotto la diocesi di Asti, però aveva rapporti con Alba attraverso i monaci, ceduta poi nel 1548 ai padri agostiniani, che ritroviamo ancora all'epoca di Napoleone. Poi viene fatta la parrocchia di Sant'Agostino lì, ma quella è un'altra storia, monasteri femminili, vediamo cosa ti Beinette, avevo messo la foto di Beinette Paese, non potevo andare anche a fare le foto in giro. San Biagio, San Biagio, ho dimenticato il copio, San Biagio, mi stava sfuggendo. San Biagio, che viene fondato come priorato nel 1040, vedete tutte le date molto antiche, molto, il monachesimo è arrivato abbastanza presto da noi, 1040, sul territorio dei signori di Morozzo, con beni provenienti dall'eredità di Erimberto di Morozzo. Uno dei modi di fondazione era anche questo, a volte più per iniziativa indipendente di gruppi di monaci, eccetera, come i cistercensi, ma la grande Cluny, che era aveva la chiesa più grande del occidente cristiano, più grande non della San Pietro attuale, ma della San Pietro precedente, che era la Basilica di Costantino, poi l'hanno buttata giù per fare San Pietro attuale. 1000 monaci. Cosa vuol dire 1000 monaci? Un paese, un paese ben organizzato. A Cluny, io non so se, forse non ho ancora detto queste cose, a Cluny è nato il giorno dei defunti, il 2 novembre, è nato il giorno dei santi, 1 novembre. Perché? Altra funzione dei monaci, ma poi anche qui da noi, mica, lì in forma grandiosa, perché 1000 monaci. Perché la gente nel Medioevo riteneva che il monaco fosse al vertice della società, c'erano gli oratores in cima, quelli che pregavano, i bellatores a metà, i cavalieri, i combattenti, quelli che difendevano, i laboratores al piano più basso, quelli che lavoravano, davano da mangiare e da vestire, ma al primo posto erano i più vicini a Dio, secondo la mentalità. Militari, San Pier Damiani, che è un camaldolese, prima
scusate, prima abbiamo visto, ecco, ci sono anche i camaldolesi, non li ho cerchiati, ma sono un altro ramo, non grosso nei numeri, ma San Biarnamiani immagina proprio così, i monaci che di notte, appunto, si alzano alle 4 del mattino, di notte pregano come milizie che presidiano la vita dei cristiani. Usa proprio, ma anche San Paolo usa il linguaggio sportivo militare: ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la guerra. E allora la gente faceva ricordare anche con le messe i propri defunti. La messa per i defunti è nata in quell'ambiente lì. E lì erano, non erano tutti preti, ma su 1000 ce n'era una bella quantità. Pensate, certo che era grande la chiesa, quando si trovavano tutti insieme a pregare, non è che tutte le ore c'erano proprio tutti, perché quando si trovavano anche oggi a sesta e poi c'è pranzo, beh, qualcuno deve stare a preparare pranzo. No, non mica le donne di servizio, monaci. E prepararlo per 1000, te pensa un po', no? E allora ecco per la chiesa grande, ma a Vespro c'erano poi quasi tutti, a Lodi, quasi tutti. Allora. E allora ecco, anche molte messe, la gente è cominciata lì, ecco. Vedete il rapporto monachesimo, vita della gente. Preghiera per i defunti. Ecco. E allora San Biagio, volevo dire, ecco, Cluny è stata fondata lì perché un signore, un feudatario, ha dato a dei monaci che volevano riformare il monachesimo le sue terre, le sue terre. E allora hanno avuto le terre e hanno costruito poco per volta. Qui lo stesso, Eremberto di Morozzo, che dona la terra e poi la famiglia rimane legata lì, e questi sono legati, dipendono da San Benigno di Fruttuaria. I benedettini resero fertile un'area in origine malsana e inospitale. San Biagio. Tanti posti, San Biagio. Tanti posti hanno svolto questo lavoro di bonifica, di ricostruzione dell'ambiente. Altra funzione. E poi nel 1400 sono costretti ad abbandonare il loro priorato a causa del antipapa Felice V, che era da Ginevra, controllava anche queste zone e ha deciso di sopprimere, però hanno lasciato notevoli tracce recuperate recentemente. Adesso non so che fine farà, perché le due presenze femminili sono andate via, e il monastero passa ai allora presenze monastiche benedettine femminili. Monastero di Pogliona, vabbè, Ormea, ecco, vi ho detto, Ormea, qui una immagine degli statuti, della copertina. Pogliola, Pogliola, tra 1173 e 1176, molto presto, perché i cistercensi vengono fondati attorno al 1090. Allora, 1173, cioè, in quei tempi dove si andava molto più lentamente, è una data molto anticipata, molto vicina alle origini dei cistercensi. Iniziata anche qui da tre dame della famiglia dei Morozzo. Morozzo erano abbastanza potenti. Fondano San Biagio, questo monastero cistercense. Nel 1180 viene consacrata la chiesa,
il monastero venne fortificato, era un monastero fortificato perché lì giravano abbastanza bande armate, eccetera, dedicato a Santa Maria della Carità, venne dotato di vasti poderi ed ebbe donazioni da parte dei marchesi di Ceva, di Saluzzo, degli Angiò francesi e in seguito dei comuni vicini, Mondovì, Cuneo, Fossano, Alba. Per 4 secoli il monastero ebbe influenza sul territorio e promesse opere di bonifica, irrigazione e sotto la giurisdizione di Staffarda tentò di ottenere comunque una propria indipendenza. Nel 1592, l'ho detto, vengono trasferiti a Mondovì. Oggi rimane integro il lato est del chiostro con resti di affreschi con santi datati del XV secolo, la struttura di alcune celle ed un ambiente che forse era il refettorio, e poi questa parte di archi che richiamano la fondazione del monastero. Ecco, lì è andato a terminare per i motivi detti. Entriamo in un mondo particolare di cui non ho fatto ancora cenno perché è un mondo proprio speciale a livello di monachesimo, i Certosini. Questa è un'immagine della Grande Chartreuse. Fate una gita una volta, non si può entrare dentro, ma uno si sale su una collinetta, l'ho fatta io questa foto, per cui si sale su una collinetta lì vicino, poche decine di metri, si vede tutto l'interno, è una giornata bella. E poi però hanno costruito... Basterebbe anche vedere quel bellissimo film. Il grande silenzio, sì. E vicino hanno costruito, nella correria, poi vi dirò cos'è, nella correria... costruito lì una ripresentazione della vita del Certosino che è splendida, perché uno gira lì, non è che ci vuole un quarto d'ora, 20 minuti, e tocca con mano la vita del Certosino, perché nelle Certose è difficilissimo entrare, quella abitata dai monaci, la Certosa di Pesio, come parliamo, si entra perché non ci sono più i Certosini. Perché sono speciali i Certosini? Perché i Certosini sono un'invenzione sempre dell'undicesimo secolo di Bruno, poi San dopo, canonico di Colonia, Germania, e questo ci fa dire quel gran movimento anche che c'era nel Medioevo. Grandi viaggiatori, pellegrini, andavano a Santiago, a Gerusalemme, a Roma, si spostavano, un mondo altro che medioevo, buio, eccetera, grande età, con dei limiti come abbiamo noi. Questo Bruno aveva un desiderio eremitico e cerca, arriva nel massiccio della Chartreuse, anche qui si chiamano Certosini perché sono andati nella Chartreuse. Se da un'altra montagna si chiamava in un altro modo, Certosini per la Chartreuse. Oggi la Chartreuse è anche un ottimo liquore, e se uno va lì lo compra meno. Trovato questa valle che gli è stata donata dal vescovo di Grenoble, donazioni. Una valle impervia, adesso c'è la strada asfaltata, ma se uno va e immagina di farla senza la strada asfaltata, è certo che un posto più disperato di questo non potevano trovarlo, proprio isolato. E Bruno ha messo insieme eremitismo e cenobitismo, vita solitaria e vita
comunitaria, perché la certosa, ma questo si può vedere anche qui, la certosa, i monaci certosini avevano il proprio alloggetto con giardino. Qui sono due immagini. La vita certosina, c'è il luogo dello studio e della preghiera, vedete qui un altarino, questo certosino sta pregando, si scalda autonomamente, qui ha la sua stufa con la riserva di legna, e poi ha la sua camera da letto, mettiamo anche più piccola, questa, ma in uno spazio più piccolo di questo, diviso, il certosino ha tutto, per studiare, per pregare, per dormire, per lavarsi, per scaldarsi, di fronte a uno spazio cintato dove può anche coltivare frutta e verdura, erbicelle per i decotti, eccetera. La sua solitudine, preghiera, solitudine, preghiera, perché il pranzo lo fa lì, la cena la fa lì, gli portano da mangiare, c'è una cucina centralizzata, gli danno da passano da mangiare attraverso la ruota, una parte entra, l'altra esce. Questo è il monachesimo certosino. Poi la domenica, la grande messa insieme, il pranzo insieme, eccetera, alcuni momenti di vita insieme, e poi in ogni cella, ogni, più che cella, ogni alloggetto si affaccia sul chiostro, e si vede ancora in parte la certosa, due lati su quattro, per cui può camminare, poi fanno anche qualche lavoro fuori, muoversi, camminare, qui è proprio... la vocazione al silenzio, alla contemplazione, poche parole, eccetera, eccetera. Questa è la vita, è un monachesimo particolare. Quindi non sono tante le certose, perché una vita così è piuttosto impegnativa. Bisogna avere la vocazione, come si dice. E da noi è arrivato molto presto. Ma facciamo prima la. Messa o oh, non l'ho messo, oh caspita, mi è scappato, vabbè, Casotto, ma chissà perché. Vabbè, allora comunque partiamo dalla certosa di Pesio, anche se non è la prima. La certosa di Pesio, anche qui, anche di immaginare, non è molto lunga, ma la Val Pesio è proprio all'estremo, in fondo, no? Viene fondata nel 1173, ancora una volta, da parte dei signori di Morozzo, che regalano, io sono di Morozzo, vedete che ascendenze che ho, viene fondata nel 1173 e vi si legge nell'atto di fondazione, dunque aspetta, ma dove è finito? Comunque, fondata, la scelta del luogo è proprio dovuta al fatto, tanto che era dei stessi signori, al fatto che era isolato. Fu promossa l'agricoltura, la pastorizia in luoghi prima deserti. Furono creati e incoraggiati da parte dei certosini nuovi centri abitati come Vigna, La Fiolera, Pradeboni, San Bartolomeo, eccetera. Vennero bonificate, non direttamente ma attraverso lavoratori, le pianure paludose attorno a Bainette, ma anche altrove. Qui vi faccio vedere, ecco, questa è l'impianto della certosa di Pesio com'era, ecco, vedete,
la classica impostazione, quadrilatero, qui c'è il chiostro, vedete le arcate del chiostro, qui ecco le alloggi, io li chiamo alloggetti, dei singoli certosini, vedete, ecco, vedete all'interno fra spatti, le murature, vedete il piccolo orto, lo vedete qui, si distingue, qui invece la casettina dove c'è tutto, poi hanno la chiesa comune, per le celebrazioni comuni, eccetera, questo è l'impianto della certosa. E i certosini, siccome non escono, fondano però delle realtà affidate anche ai laici, questa è la chiesa della Grangia Certosina di Tetti Pesio, dove le strutture monastiche vengono richiamate da questi archi, eccetera. Le grange erano luoghi di raccolta assoluto del grano, del fieno, eccetera, e hanno promosso la coltivazione intensiva, e il lavoro dei, sono nati paesi grazie a loro, all'attività, sono stati datori di lavoro importantissimi i certosini, anche qui a Consovero la stessa cosa, scriveva uno storico, la certosa stessa si popolò di una schiera di lavoratori, artigiani, artisti, che sotto la direzione dei padri avrebbero lasciato in eredità alle odierne generazioni un patrimonio storico ed artistico dei più interessanti. Molto si è perso per le soppressioni, le ruberie e anche le distruzioni, eccetera. Però alcune cose sono anche rimaste. Altra grande importante fondazione è la certosa di Casotto, fondata ancora prima di quella di Pesio, 1172, più volte distrutta e eccetera. Dunque, l'etimologia del luogo dove sorge questa certosa deriva dal fatto che un gruppo di eremiti si insediarono tra l'890 e il 980, anche qui, eremiti prima del 1000, in piccole casupole, ove pregare in meditazione, o le case, o i monaci erano 8, per cui case 8, casotto, probabilmente erano 8 casette, case 8, casotto. E su una precedente esperienza monastica arrivano i certosini, strutturano il tutto e danno origine alla certosa di Casotto, perché ecco i collegamenti. Bruno da Cologna va alla Grand Chartreuse, poi decide chissà perché di andare a fondare una certosa, non a Grenoble, a Chambéry, a Lione, lì attorno, Calabria, quella che oggi si chiama appunto Serra San Bruno, andando di là a la Chartreuse a Calabria, passa di lì, vede questi eremiti e lì dà loro un'impostazione certosina, I beati Guglielmo da Fenoglio e Dodone di Novara saranno le figure di spicco della prosperità materiale e spirituale che fiorì in questa certosa, perché qui altri luoghi che trasudano di spiritualità, per cui anche le certose svolgono questo lavoro di promozione agricola, artistica, artigianale. Lo fanno, e volevo andare a fare una foto, poi non ce l'ho più fatta, ma se un giorno andate alla certosa, prima di arrivare sulla destra, adesso mi pare che hanno fatto un piccolo museo o qualcosa, c'è una costruzione, c'è scritto correria.
Una volta sono andato, non vi dico perché è un personaggio anche conosciuto, ma non da qualcuno, e dice, qui arrivava la corriera, io sono stato zitto per non fargli fare brutta figura, ma non arrivava la corriera lì. La correria, la francese correria, era il luogo dove vivevano i fratelli conversi, cioè quegli uomini che pure ispirandosi alla spiritualità certosina, oppure poi anche cistercense, non facevano i voti, cioè non erano monaci proprio, rimanevano laici nel mondo, ma per loro c'era una costruzione a parte, indipendente, loro venivano lì, non c'era la clausura eccetera, partecipavano ad alcuni momenti, se andate in giro che leggete magari qualche guida turistica di tante fondazioni, vi dicono che c'era il coro dei monaci e poi c'era la parte dei conversi, e anche l'ingresso, perché ogni monastero era fatto in modo che dal chiostro si poteva raggiungere il refettorio, il dormitorio, la sala capitolare, la chiesa stessa. Al mattino si alzavano, anche quello che si alzava all'ultimo, una sciacquatina veloce, e poi c'era la scala che lo portava in chiesa. Ma c'era la porta da cui entravano i fratelli conversi, erano diciamo gli uomini di fatica dei monaci, soprattutto dei certosini. Questa è la correria. Ma la correria faceva il casotto prima del castello, che la stessa cosa. Al casotto ci sono andato poco. Prima del castello si va al casotto. Sì, castello era vecchia certosa. Il castello, dove adesso c'è il deposito di asini, queste cose lì, c'è una costruzione e la chiamano la correria. La stessa cosa. Dove trovate il nome correria vuol dire che lì sono arrivati i certosini, perché è un nome tipico loro, la correria, appunto. C'è, cioè, lì vicino al castello. Sì, io conosco meno, conosco di più ovviamente il paese. E concludiamo, alla fine giochiamo in casa, qui siamo in una realtà che è di origine cistercense. Di corsa due notizie, per dispensare misericordia ai penitenti, accogliere i pellegrini che venivano al santuario, il duca Carlo Emanuele aveva promosso la venuta in Val d'Ermena dei gesuiti e dei monaci cistercensi, riformati e ricondotti al rigore primitivo da Jean de la Barrière dell'abbazia Notre-Dame de Feuillant, per cui foglianti. Su quell'albero c'erano i rami più importanti, ma se uno dovesse ricostruire fa una foresta, non un albero. Questi, anche qui, foglianti, perché sono nati lì, foglianti. Poi tra l'altro tutte le abbazie cistercensi sono dedicate alla Madonna, altro aspetto significativo, alla Madonna. San Bernardo è un cantore della Madonna, tutte foglianti. E viene costruito questo monastero che questo è un po' diverso, perché mentre tutti gli altri monasteri cistercensi sono 1100, 1200, questo è del fine 1500, per cui è un'architettura diversa, però l'impianto è lo stesso. Anche qui ci sono il chiostro e tutto quanto il resto, e qui si vede bene, una foto presa dalla cupola del santuario. Ho citato i gesuiti, concludo con questo. I gesuiti erano un altro delle famiglie religiose, facevano parte di quei chierici riformati regolari del 1500, quelli più conosciuti, più importanti, più potenti. Non ho parlato più perché mancava il tempo, ma li ho solo accennati. Erano dove adesso c'è il tribunale, ma nel 1673 i gesuiti sono stati soppressi in tutto il mondo, per ordine del Papa, e anche da Montevideo hanno dovuto scappare, sono arrivati i padri della missione di San Vincenzo de Paoli. Però in Mondovì ci sono stati anche i gesuiti, la chiesa di San
Francesco Saverio, o della missione, San Francesco Saverio è santo gesuita, e avere i gesuiti vuol dire, voleva dire uno grande centro di cultura, perché i gesuiti hanno sempre studiato e fatto studiare molto, di cui è passato anche uno dei più importanti gesuiti del 600, Roberto Bellarmino, e poi uno dei più grandi artisti, il Pozzo, dei tre grandi opere, per dire l'arte, una grande arte, c'è a Roma cosa? Sant'Ignazio. Qui c'è San Francesco Saverio e poi c'è a Vienna la terza grande chiesa del Pozzo, per cui vedete che siamo anche ben imparentati con Roma e con Vienna, mica da poco, i tre grandi, più grandi opere del Pozzo. Gesuiti vuol dire studio, la collegio di gesuiti vuol dire cultura, vuol dire arte, arte, e anche ovviamente spiritualità, gli esercizi ignaziani. E poi e sono venuti anche, erano ospiti qui dai monaci per fare servizio di accoglienza, confessione, direzione spirituale. Qui il fatto che ci sia il passaggio che collega il monastero al santuario, quello che dicevo prima, non dovevano nemmeno uscire, andavano in santuario passando di lì. Erano ospiti qui dai monaci. No, all'inizio, poi hanno fatto sì. No, no, ma all'inizio però sono stati ospitati dai monaci. Poi era sì, lei ci sta. Sì, sì. Dunque, beh, sì, sì, erano. Erano due tutti la casa del chiesa. Sì, ma arrivano lì. Nei primi tempi i gesuiti furono accolti nei locali dei monaci e infine nella penitenzieria, poi si sono trasferiti lì, quello almeno scriveva Don Giovanni Conterno sul volume, che credo all'inizio non c'era ancora tutto, ma poi si sono trasferiti lì. E con questo gioco in casa concludiamo il nostro pomeriggio. Grazie. Se qualcuno vuole fare delle domande è libero. Prego. Allora, dopo quando Napoleone chiude tutti questi conventi, che fine fanno questi soldati? Allora. Perché non hanno più un momento dove andare, è una persona comunque religiosa, torna in famiglia. Molti tornano nelle famiglie, altri si mettono a lavorare, trovano un'abitazione, molti rimangono perché Napoleone, poi il regno sabaudo, leggi Siccardi eccetera, possono abolire le forme organizzate e visibili, ma non possono impedire a uno personalmente di rimanere religioso. Per cui molti entrano nella vita secolare, però intimamente rimangono religiosi. E siccome poi, passata la rivoluzione, l'epoca napoleonica, riprende la vita religiosa, qualcuno che allora era giovane, che ancora va, non più qui a Gemma Mondovino, non tornano, scusa, il padre dell'oratorio sì, ma vanno in altre fondazioni, cioè c'è una dispersione notevole. E poi c'è tutta una storia particolare riguardo, perché ad esempio, soprattutto dopo, perché questa è passeggera transitoria, poi i francesi, cioè la turbolenza, cioè, ma quando sono le leggi Siccardi a sopprimere gli ordini religiosi, ci sono delle storie interessantissime, perché mettono i beni all'asta, supprimendoli tutti, si deprezzano, e molti dei monaci, soprattutto monaci, fondano delle specie di società secolari, laiche, e ricomprano quello che
una delle vie, perché poi la soppressione avviene attraverso diverse vie, ad esempio soppressioni più lente, cioè proibiscono alle, soprattutto lì alle monache o alle ormai ci sono anche le suore di prendere novizie, che vuol dire decretare una morte lenta, perché e allora ci sono molte congregazioni, molte case religiose che assumono delle donne come persone di servizio, in realtà quelle sono delle religiose consacrate, per cui rimangono aspettando di emergere in tempi migliori. Alle Frattocchie a Roma, ad esempio, fondano una cooperativa agricola, sì, non so se si chiama già cooperativa, comunque oggi diremo una cooperativa agricola, e lavorano sugli stessi terreni, cioè c'è tutta una fantasia. Padre Martino, mi ricordo, diceva che una delle più belle pagine scritte dai religiosi, perché hanno usato tutta la fantasia possibile per rimanere là o garantirsi la continuità di vita là dove erano stati mandati via. Ecco, c'è tutta anche questa storia particolare. Però, ad esempio, quando i gesuiti, molti, siccome non potevano stare nei paesi cattolici, molti si sono rifugiati nella Russia zarista, perché lì la soppressione non valeva, perché non era un sovrano cattolico, non applicava le leggi del Papa, e li hanno accolti. Cioè, il paradosso che una nazione ortodossa ha accolto e salvato molti gesuiti. Cioè, la storia è sempre molto complessa e anche molto originale, molto bella, perché uno scopre delle cose impensate. In quanto sono le grandi linee, poi sotto ci sono delle realtà che non si sospettavano. Ecco, allora, prego. Invita, Comunque il monastero di San Bartolomeo poteva essere identificato con il titolo del muletto del 1041? Monastero di San Bartolomeo dove? Niella. Non so. Però mi chiede se è stato identificato nel libro verde della città di Asti. Il loro interno aveva fatto un'ipotesi che però poi si è rivelata sbagliata, perché si è visto che poi era l'intendente di San Pietro di San Migliano, Benedettino. Esiste ancora. Ecco, sì, perché io ho fatto un po' di... Le altre volte erano argomenti che avevo detto, questo ho dovuto lavorare, ricercare, mi è sfuggito nelle ricerche, per cui non so dirle, ma... Come titolo, quella cosa voleva dire? Il titolo esatto qual era? Era identificato come titolo, era un possedimento per il titolo. Titolo? Ma il titolo poi... Demonoletto. Ma credo fosse la denominazione data a quella fondazione lì, dipendente, come ha detto? Da di San Pietro di San Migliano. Ecco, probabilmente dipendente da San Pietro di San Migliano. Non si identificare con la costruzione? No, normalmente no. La titolazione? 1041. Ma poi c'era la costruzione, certamente c'è stata. Sì, ma è stato sorpreso. Sì, ma in origine, cioè, la costruzione magari viene progressivamente, perché come per le altre fondazioni, prima si dà la denominazione, poi si comincia ad essere presenti e anche a edificare. Perché all'inizio, quando arriva, magari ci sono. C'è qualche cosetta, l'esempio lì di Casotto, arrivano i certosini, ma c'è già qualcuno qualcosa, a volte veniva anche, ma anche solo magari nemmeno un cascinale, un fienile, sì, che so, e serviva già come punto di partenza, e quindi viene dato il titolo e poi si credo adesso
Però ecco, grazie anche delle informazioni, così cerco di documentarmi su mia. Perché ho detto che mi sono. Grazie. Dica. Parrocchia minore. Del casinale della frazione Bertini di Roccaforte con i dipinti del Mazzutto. Sì. C'erano belgi che dipendevano da casotto. Sì, poteva essere una di queste, ma anche ad esempio anche a Consovero ci sono degli affreschi, perché poi se diventavano importanti queste, scusi, ecco, se uno vede questa grangia, appunto hai un bel campanile, è una costruzione, poi parte sarà andata distrutta, ma comunque consistente, per cui chi poi va ad abitare lì e nasce il gruppo di casi, di abitazioni attorno al nucleo iniziale, vuole avere anche lui qualcosa di bello. Poi una volta che questi territori sono stati modificati, vengono coltivati, eccetera, permettono anche di ottenere un certo benessere, una certa ricchezza. E allora ecco, si desidera che non solo magari la certa ricchezza ci sia anche lì, e fanno venire questi pittori ad affrescare, qualche buon architetto a costruire. Anche perché poi sovente sono pittori che si accontentano poi di poco, di dargli da dormire, da mangiare, non sono gli artisti che costano chissà quanto. Per cui anche se quando si rintracciano, sovente sono testimonianze di questo genere. Anche qui ho trovato che Fidus. Un piede un'ora per volta? Anche qui amico c'era il monastero di Santo Stefano che dipendeva da Zano. Ah. Nel 1041 possedeva buona parte della Valle Borsaglia ed era molto molto sviluppato e finisce nel 1400. Sì, ma la storia è molto simile. Il Titulus? Il titolo significa piccola chiesa e si chiamava così perché spesso c'era una pietra con il nome del donatore, il primo donatore, questa pietra in latino si chiamava Titulus. Sì. Quindi può essere questa. Sì, può anche essere quella. Sì. Comunque siamo sempre lì, all'origine viene dato il nome alla fondazione. Ecco, io vi ringrazio, ma prima di tutto ringrazio Don Giampaolo, e come sempre è stato esaustivo e più di tutto avete notato questa volta ci ha insegnato veramente tante cose, tante curiosità importanti anche poi per il nostro lavoro, giustamente.